Oggi ci troviamo a Oblizza. Oblizza è stato il primo intervento seguito dall'ASFO con l'intervento, diciamo, del comune, della regione, che ha finanziato con la legge 10 la pulizia dei terreni incolti. Siamo partiti 4 anni fa per la pulizia generale e adesso siamo al 3° anno di recupero, di mantenimento. Il mantenimento viene fatto da un'azienda agricola del territorio, usa prevalentemente le pecore per la pulizia e ovviamente anche una parte, l'intervento viene fatto con l'apporto dell'uomo, diciamo, con altri mezzi. La legge 10 ci ha permesso nell'arco di questi anni di fare dei begli interventi sul nostro territorio. Gli interventi sono stati fatti in varie frazioni del comune. Ad oggi siamo arrivati circa 32 ettari di terreni recuperati. Questo ci ha permesso anche negli anni di riuscire a dare la possibilità a delle nuove aziende agricole di nascere e di lavorare sul territorio. Abbiamo 3 nuove aziende agricole che si sono create con questa possibilità qua, dove fanno il recupero dei terreni, quindi c'è anche una crescita, diciamo, da parte del territorio per quello che riguarda un po' l'attività pascoliva. Tornando a Oblizza, l'attività non si è fermata alla sola pulizia, al recupero, diciamo, al mantenimento del terreno, ma con un altro progetto, che è quello degli screening di biodiversità, abbiamo seguito il lavoro che ci eravamo un pochettino preposti, che è quello del recupero anche dei terrazzamenti, quindi dei muretti a secco. Quindi è un altro passo avanti per portare il terreno negli splendori dei 50 anni fa, diciamo. I muretti sono stati recuperati usando la tecnica della costruzione a secco, quindi senza apporto di cementi e varie altre cose. Abbiamo cercato di usare prevalentemente il pietrame che si trovava sul posto, quindi recuperate anche le pietre che erano usate negli anni. Il risultato si vede, il risultato sembra un buon lavoro.